picchia, sì, un po' sì. No, Ragazzi, scherzo. sta già No, distruggendo l'immaginario erotico di tutti gli uomini scherzo, scherzo, della dai, sembro poi una matta vera. Sì. Allora, Ma il primo ti fa posto no, ce ne piacere. sono tante, Vabbè, però belle sei lì. donne, Sei sì, lì. dai. Vabbè, ok. Ecco, e allora io volevo capire questa cosa perché dipende molto anche dalla faccia, cioè che stiri i riccioli per sembrare meno aggressiva. Ah, io voglio capire, per farmi rispettare devo farmi la permanente, cosa devo fare? Non l'ho capita. Cosa vuol dire che ti sei stirata i riccioli? Ma perché quando sei tanta, allora c'è i riccioli, poi c'è il seno e la bocca è carnosa e tutto, allora sembri... No, guarda, tu ce l'hai più da forza, no, non io! Vieni con me. Voglio ribadirla questa cosa qua, è un complimento, perché sì. Io vorrei tantissimo avere... Guarda. E cosa? Dove dobbiamo? Guardiamo là. Okay. Guardiamo la telecamera okay. là. Nessuno sta guardando me, lo sento a casa. Lo sento, lo sento. No, guarda. Un po' di levigare questa parola, lo sei lo stesso, però sei... Poi il capello liscio fa anche più chic. Fa più chic. Ok, va bene. Tu sei chicchissima. Io sono chicchissima, ma ce li ho crespi, non so se questo... Cioè, se per esempio, non so, facciamo palestra, metti che facciamo un esercizio, sì. no? Ok. In palestra. Ok. Tipo... tipo, non so, spalle. Squat. Squat, maron. Squat coi tacchi. Rimango criccata per te. No, ma figurati. No, guarda che si vede anche la pancetta, ma no, meglio... Vabbè. Squadra, cascare tre gocce. Destra o sinistra? Quello che vuoi. Una. Un po'. Sono un po' freddi. Non è che sia una molto portata. Non so cosa dirti perché quando mi confronto. Adesso sembra. Cioè, in intimità. Suora non lo sono. Ah. Ecco, adesso. Primo, chiariamo. Però quando mi confronto con le mie amiche, diciamo che. Loro sono molto più brave di me in tutti i sensi e mi raccontano delle cose che io dico, beh, io per esempio, no, io questa cosa non l'ho fatta mai e non la farò mai. Adesso ti dico nell'orecchio cos'è. No! Scusa, e questo cosa serve? Questo se ce l'hai serve a rompere. Quindi? Il sale serve il sale. A rompere il malocchio. Ok. E poi fai tutte le preghiere perché ti fai il segno della croce per tre volte e poi ce la fai. Voglio vedere chi guarda chi. No, ma mi fai fare... No, ma... Vedi che c'è la faccia porca, lo sapevo. Ma io? Guarda, io ho guarda, la faccia guarda, da porca. Guarda, c'è il monitor lì, io ce l'ho qua, dai. Sì, ma... Ragazzi, ditemi che guardate me, no. Sì, guardano te, guardano me, ma insomma io avrei la faccia da porca. Un po' sì, dai. Ti auguro veramente ogni bene. A questo punto siamo felicissimi. Non c'è il malocchio, non c'è niente. Non c'è il malocchio e direi che siamo arrivati alla fine della puntata. Siamo arrivati alla fine della puntata. Ricordiamo di andare al cinema a vedere Viola di Mare. Allora, alzati con me, bellissime. Alzati con me, Maria Grazia Cucinotta. Grazie. Il signore non sa. Comunque finisce se tu signore non sei.